Questo è un audio registrato di test per mostrare come aggiungere i sottotitoli in un video con l'editor DaVinci Resolve e salvarlo con i sottotitoli sovrimpressi o con i sottotitoli in un file SRT separato. Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo come aggiungere dei sottotitoli a un video con il programma gratuito DaVinci Resolve, programma gratuito ma che ha anche una versione a pagamento che si chiama DaVinci Resolve Studio. Si va su New Project, si sceglie il progetto, il nome del progetto, sottotitoli, si va su Create e si apre DaVinci Resolve, questa è la versione gratuita. Si può iniziare direttamente dalla scheda Edit. Qui sulla Media Pool si trascinano i file che ci servono. In questo caso mi serve soltanto il file del video. Vado su Change per cambiare il frame rate e adattarlo a quello di cambiare il frame rate di DaVinci Resolve e adattarlo a quello del video. E poi aggiungo anche un audio che ho creato appositamente, appunto per creare dei sottotitoli. Si sposta il video sulla timeline, ecco fatto. Questa c'è già un audio, ma si può eliminare. Si mette il lucchetto al video, destro del mouse sull'audio e si va su cut e si elimina. Si toglie il lucchetto, si va sull'audio e si aggiunge l'audio qui sotto. Ecco fatto. Facciamo andare video e audio. Questo è un audio registrato di test per mostrare. Ecco, praticamente io adesso dovrei aggiungere dei sottotitoli che sono le scritte corrispondenti alle parole che vengono alle parole del dialogo di questo video. Come si fa? Si va qua su quest'area destro del mouse e si va su Add Subtitle Track per aggiungere la traccia dei sottotitoli. E questa è stata aggiunta la traccia dei sottotitoli. Poi si sposta l'indicatore di posizione nel punto in cui devono iniziare i sottotitoli. Si va qua sul destro del mouse, si va su Add Subtitle e viene aggiunto questo elemento che noi possiamo posizionare, aumentare. In questo caso bisogna posizionarlo nel punto in cui c'è il parlato più o meno, ecco. E a questo punto noi qua dobbiamo inserire la scritta che vogliamo visualizzare. Io ho già preparato le scritte, questa è la prima scritta, questo è un audio registrato di test, quindi lo copio e lo incollo qua. E come vedete qui viene la scritta, questo è un audio registrato di test. Io lo posso mettere anche su due righe, per esempio faccio qua, metto il cursore qui, vado su invio e lo metto su due righe. In questo caso è un audio, è un testo corto, quindi basta una sola riga. Poi vado su Track Style per impostare lo stile del sottotitolo. Qui posso scegliere il font, scegliamo questo font, posso scegliere, che so, normale, grassetto o corsivo, scegliamo grassetto. Le dimensioni, qui chiaramente bisogna, ecco, va bene così. Line spacing sarebbe lo spazio tra le linee. In questo caso c'è una linea sola, quindi non si apprezzano, però se io avessi fatto su due linee, ecco qua, tornando su track style, si vede subito cosa vuol dire line space. Vedete, mettiamo sempre su una linea soltanto, torniamo su track style. Questo è line spacing e l'abbiamo visto,
Il kerning, cioè sì, se si può allargare o meno la distanza tra i vari caratteri, l'allineamento, e questo è il posizionamento. Per esempio, possiamo posizionare un po' più in alto o in basso, come vogliamo. Qui c'è anche lo zoom, e possiamo anche impostare l'opacità dei sottotitoli. Qui c'è il drop shadow, cioè l'ombreggiatura, che possiamo applicarla, per esempio, e qui possiamo scegliere il colore dell'ombreggiatura. Tanto per farla vedere meglio, scegliamo un rosso, andiamo su ok, e qui possiamo impostare l'ombreggiatura sulla X, vedete, oppure possiamo impostarla sulla Y. Qui possiamo impostare anche il blur, cioè la sfocatura dell'ombreggiatura, e qui l'opacità dell'ombreggiatura. Francamente l'ombreggiatura però non mi interessa, la togliamo. Quindi questo è lo stroke, cioè il colore del bordo. Prima però scegliamo il colore dei sottotitoli, quindi andiamo qua su color e scegliamo un colorino diverso, scegliamo un colore sempre, ecco, scegliamo questo celestino, andiamo su ok. E questo è il colore. Poi scegliamo ancora sempre sullo stile. Qui si può aggiungere il background. Background in questo caso sarebbe di colore nero, ma magari noi facciamoci attiviamolo, facciamoci un click e scegliamo un colore, tanto per vedere come funziona, colore viola, più o meno, lilla. Si fa su ok. Qui si può aumentare, vedete, la larghezza del background, qui l'altezza, qui il raggio per farlo vedere in maniera ellittica, e qui si può centrare sull'asse X o sull'asse Y, e qui l'opacità sempre del background. Anche in questo caso però il background magari non mi interessa, e lo tolgo e lascio soltanto l'impostazione nel track style del tipo di font, del bold, cioè del grassetto, e del colore, ovviamente anche al size, cioè alla dimensione, al line space, cioè allo spazio tra le linee, e al kerning, cioè all'allargamento o meno della distanza dei rispettivi caratteri. Come si fa adesso ad aggiungere il secondo sottotitolo? Si sposta un po' qua, indicatore di riproduzione, si va sempre su caption, si va su add new e si aggiunge un altro sottotitolo. Questo sottotitolo deve essere posizionato più o meno nel punto in cui serve. Questo chiaramente di Poi si può trascinare anche, vedete, ci si clicca sopra e chiaramente qui al posto di subtitle si mette la seconda linea. Questo ho già preparato, se no stavo troppo. Poi si sposta un po', si va per esempio ancora su Add New. Come vedete qua, io ho messo la spunta Use Track Style. In questo modo, anche nel secondo sottotitolo viene utilizzato lo stesso stile del primo sottotitolo. Quindi, quando si va su Track Style, magari in questo caso vedete, sta per uscire, quindi magari si può diminuire un po' il size. Poi si sposta un po' ancora. Si va ancora su Caption Add New per aggiungere la terza porzione di sottotitolo. Ecco fatto, più o meno è posizionata bene. E incolliamo la terza riga. In questo modo.
sempre con la spunta use track style, perché se la togliessi, come vedete, viene quello di default. Poi incidiamo la quarta, andiamo su add new, magari allunghiamo un po' la quarta riga. Ecco fatto, e poi aggiungiamo la quinta riga, sempre add new, si copia e si incolla. In questo caso allunghiamo un pochino, vediamo un po', e adesso possiamo vedere direttamente la risultato. Facciamo andare. Questo è un audio registrato di test per mostrare come aggiungere i sottotitoli. Magari c'è un po' troppo volume alto, e allora qua io magari diminuisco il volume di qualche decibel, seleziono qui, ecco. Sentiamo adesso. In un video con l'editor DaVinci Resolve e salvarlo con i sottotitoli sovrimpressi o con i sottotitoli in un file SRT separato. È abbastanza bene. Qui magari posso cambiare qualcosa. Questo è un audio registrato di test. Si può mettere, magari, come vedete, nei sottotitoli dei film, che so, musica di sottofondo. Ecco fatto. Andiamo su line spacing per aumentare un po', ecco. E adesso, quando abbiamo aggiunto i sottotitoli, non resta che esportarli. Per esportarli, cioè si può esportare il video con i sottotitoli, si va su Deliver, nella scheda Deliver. Qui si sceglie il nome del file, video con sottotitoli. Qui si sceglie la cartella di output, scegliamo la cartella di download, questa. Qui si sceglie il formato, scegliamo MP4. Qui si lascia stare la risoluzione frame rate, e adesso qui in basso andiamo su Subtitle Settings, cioè l'impostazione dei sottotitoli. Ci sono varie opzioni. Si possono esportare o meno i sottotitoli. Noi scegliamo di esportarli, chiaramente, se no che li abbiamo fatti a fare. Possiamo esportarli in vario modo: in un file separato. In questo caso, se li esportiamo in un file separato, si verrà a creare un file SRT oppure un file anche web VTT. Oppure possiamo anche burn into video, cioè creare il video direttamente con i sottotitoli sovrimpressi. In questo caso, magari andiamo su burn into video per inserirli direttamente nel video. Quindi andiamo su add to render queue, per aggiungere questo lavoro qua nell'area dei jobs, nella coda dei jobs, add to render queue, questo è il lavoro. Poi andiamo su start render e sarà esportato il video con i sottotitoli che abbiamo aggiunto. Chiaramente, se noi invece avessimo scelto invece che burn into video as separato as e separate file, sarebbe aggiunto un file SRT che avremmo potuto aggiungerlo al video, magari con un particolare player video come VLC. Andiamo su Start Render, inizia l'esportazione. Come vedete, anche dall'anteprima si vede che
il video sarà esportato con i sottotitoli già sovrimpressi al video stesso. Alla fine potremo poi riprodurre il video con i sottotitoli, che ovviamente rimarranno in questo caso perché sono stati salvati direttamente con il video. Sottotitoli, video con sottotitoli, questo qua, cioè, avevo scritto in maniera pessima, cioè, eccolo qua. Questo è un audio registrato di test per mostrare. E se noi avessimo invece esportato un file SRT separato, vedete, questo è il file separato SRT esportato sempre con DaVinci Resolve. Vi faccio vedere quello che c'è dentro. Si apre con, per esempio, con Notepad++ che è un editor di linguaggi di programmazione. Come vedete, viene creato un file SRT con le scritte dei sottotitoli e con i posizionamenti dei sottotitoli stessi. Questo è tutto per quanto riguarda i sottotitoli di DaVinci Resolve. Alla prossima volta.